Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e questa volta sono qui per istruirvi su come uscire dalla crisi. In Italia viviamo un periodo di crisi, un periodo che probabilmente sarà un tunnel molto lungo e tantissimi italiani, soprattutto coloro che non hanno le mani in pasta con la politica, con la pubblica amministrazione, tutti coloro che non si sono sistemati, probabilmente stanno soffrendo un periodo di estrema crisi, fanno fatica ad andare avanti e chi è ancora lì con il sorriso sulle labbra che si barcamena, ce la fa a combinare qualche cosa, non deve starsene sorridente più di tanto perché anche lui sta per essere vittima della crisi. La crisi è questa ombra, questo nuvolone nero che arriva pian pianino e un po' alla volta andrà ad escurare, ad eclissare tutta l'economia italiana provocando una rovina. Questo video qua è un video essenzialmente che non vi preannuncia nulla di positivo. Adesso bisogna essere anche un po' realisti e faccio questo video soprattutto affinché voi siate realisti. Voglio in un certo senso consapevolizzarvi. Perché? Perché chi è consapevole di una situazione che sta per avvenire e di una situazione che comunque non porterà nulla di positivo, in un qualche senso avrà una certa possibilità per mettersi in salvo. L'Italia in questo momento, come tutti noi abbiamo visto, a seguito delle promesse del nuovo primo ministro che ci è stato imposto, Matteo Renzi, sta vivendo un periodo nero non paragonabile a nessun altro periodo della nostra storia. Ieri abbiamo avuto voce che l'Italia ha battuto il record per quello che riguarda l'imposizione fiscale, per cui abbiamo le tasse più alte al mondo, adesso è ufficiale, e nel contempo abbiamo anche un altro record che veramente fa paura, abbiamo una disoccupazione giovanile che è alle stelle, abbiamo superato qualsiasi limite immaginabile, siamo oltre il 40% e questo dato statistico è in crescita. In questo momento, proprio oggi, abbiamo toccato il 44% di disoccupazione giovanile. Perché? Perché i giovani, in un certo senso, l'occupazione giovanile, ovvero le persone, i giovani che sono persone che non hanno grande esperienza di lavoro, per cui la loro professionalità deve ancora maturarsi e soprattutto per quello che riguarda i lavori manuali e compagnia bella, vanno in concorrenza con un'altra massa di popolazione che non è la nostra, sono gli immigrati, che hanno un costo nettamente inferiore perché loro sono disposti a lavorare per qualsiasi cifra, anche per cifre inaccettabili per un italiano, per cui abbiamo anche questo scontro che è uno scontro eticamente, non è un bello scontro, è anche brutto accennare a questo scontro, ma però di fatto abbiamo anche il fenomeno degli stranieri che arrivano in Italia e secondo me qui c'è un piano ordito dall'alto, arrivano in Italia appositamente per rimpiazzare gli italiani, perché l'italiano è troppo esigente, a lui non gli sta bene di vivere in una camera con altri 7 connazionali, a lui non gli sta bene di mangiare un po' di couscous e di pane e cipolla, no, lui vuole la pasta, poi quella di semola di grano duro, la pasta al dente, vuole andare ogni tanto alla discoteca a divertirsi, per cui sono soldi che ruba al datore, perché lui deve andare una volta 2 o 3 giorni al mare, tutto questo lusso, così alla fine chi è che lo paga tutto questo lusso? Chi lo paga? Lo paga l'imprenditoria, lo paga il cosiddetto sistema capitalistico. Purtroppo fino al 1991 avevamo una situazione a livello mondiale geopolitica di bilanciamento, un mondo completamente comunista con le sue pecche, con le sue fisime e anche con le sue privazioni, e dall'altro lato avevamo un mondo prettamente capitalista, un mondo capitalista in cui il sistema, la ruota, che l'ingranaggio che faceva girare tutto era il cosiddetto produrre a più non posso
e far girare la macchina di soldi, anche andare a produrre anche a svantaggio di quelle che erano le regole della moralità, andare anche ad, diciamo in un certo senso, a creare un sistema che sarebbe stato da lì a poco il cosiddetto dragone che si morde la coda. Questo, il blocco socialista, ovvero il fronte comunista, è andato crollando, è stato distrutto, noi abbiamo visto che ha perso perché essenzialmente il sistema capitalista ha il capitale, per cui i capitali sono un'arma imbattibile. Quando tu hai soldi riesci a fare una propaganda politica, mediatica, ed riesci ad asservire a te tutti i cattivi in grado di compiere qualsiasi tipo di nefandezza contro l'altro mondo. Questo sistema ha perso di bilanciamento, prima bene o male anche l'Italia ha avuto un periodo di opulenza, proprio perché vivevamo in un mondo bilanciato, dove trovavamo due estremi che comunque, andando ad essere realisti, questi due estremi qua riuscivano a bilanciarsi e a creare una situazione che non andava ad esporsi né in un lato e né in un altro. Cadendo il sistema capitalistico, cosa succede? Il sistema comunista, cosa è successo? Il sistema capitalista ha avuto gioco libero, non ha avuto più il contrasto, e quindi ci siamo ritrovati in un sistema, soprattutto per quello che riguarda la connotazione europea, in un sistema dove siamo egemonizzati dalle banche e dagli squali della finanza mondiale. Per cui in Europa chi è che comanda? Comanda la troica, ovvero un meccanismo bancario finanziario, dove troviamo al suo interno la BCE, il Fondo Monetario Internazionale e i cosiddetti satrapi della politica come Barroso, Van Rompuy, gente non eletta da nessuno, che non vuole nessuno, eppure sono lì belli sorridenti con quella faccia debiti, sono lì che comandano. Perché? Perché loro rappresentano il potere capitalista finanziario asservito anche alle lobby internazionali, che non voglio nominare perché quando le nomini viene subito accusato anche di razzismo, che purtroppo sono anche le stesse che egemonizzano per esempio il Congresso degli Stati Uniti d'America. Abbiamo queste lobby di potere molto forti che puntano essenzialmente ad aggredire uno Stato, a spolparlo come fossero dei piragna, e quando poi è rimasta solamente la carcassa con l'osso, che hanno annientato tutto, passano e vanno ad uno Stato successivo. Siamo in balia a dei sciacalli della finanza che non hanno nessun ritegno nel mettere a ferro a fuoco gli stati con manovre finanziarie che essenzialmente consistono nel mettere al sacco i paesi, come noi vediamo l'Italia. Questi signori qua che pressioni stanno facendo sull'Italia? Che l'Italia debba essere privatizzata e messa all'asta. Prima l'hanno indebitata artificiosamente con il sistema del debito pubblico, del signoraggio, hanno creato loro una valuta finanziaria, una valuta che è l'euro, che ha esclusivamente un valore nominale, non ha un valore effettivo. L'euro non corrisponde a nulla di concreto, è un valore nominale. Vuol dire, questo è l'euro, e tu chiedi, ma ok, è l'euro, ma cosa varrà mai quell'euro? Cosa sarà dietro? Una pagnotta, un grammo di oro, che è un controvalore in bene materiale? No, questo è un euro perché lo dico io, perché io sono la lobby di potere finanziario, e il soldo è il soldo perché te lo dico io. Gli stati, non potendo stampare moneta, hanno dovuto acquistarla, ovvero prenderla, prenderla a prestito, e il prestito è stato garantito. La moneta come la paghi? Non è che la paghi con altri euro, sennò sono capaci anche loro di stamparsi euro, non è che loro non gliene frega assolutamente niente. La paghi in titoli di Stato, e sul titolo di Stato tu ogni anno ci paghi gli interessi, per cui si è creato artificiosamente un debito ad arte, un debito eterno che non sarà mai estinto. E questo debito cresce sempre di più, per cui la formula matematica
che va a regolare la crescita di questo debito non è una linea tendenzialmente lineare, ma è un iperbole, è un qualche cosa che cresce sempre di più e ogni anno la tendenza a crescere sarà sempre maggiore, per cui tutti i soldi che paga la collettività in tasse non saranno nemmeno sufficienti ad andare a pagare l'interesse sul debito che crescerà sempre. Siamo in un sistema in cui la gente lavora essenzialmente per pagare le tasse. Siamo già passati allo step successivo. Ora, lo step successivo qual è? Lo step successivo è che si sono accorti che noi non siamo più in grado di pagare il debito e ti dicono: ah, brutto bastardo, tu hai debiti, tu allora ci devi pagare con quello che è. Noi procediamo con i pignoramenti. A questo punto noi ci stiamo trovando, oramai gli ultimi nostri tre presidenti del Consiglio di fatto sono degli aguzzini, degli esecutori materiali, di fatto svolgono il compito del curatore fallimentare, ovvero sono preposti alle privatizzazioni, a spolpare l'Italia di ogni bene, a doblerare la gente, il pubblico, di tasse, e il loro scopo è quello di privatizzare tutti i servizi pubblici, le imprese di Stato, le poste e, non per ultimo, acqua, scuole, ospedali. Loro andranno a privatizzare tutto quello che è moralmente scorretto dare in mano agli squali della finanza. Loro lo privatizzeranno e lo daranno proprio in mano agli squali della finanza, in modo che tutto il cosiddetto bene materiale del nostro paese, tutti i nostri possedimenti, andranno di fatto in mano a pochi eletti, a poche persone che in un certo senso ci gestiranno come se noi fossimo degli schiavi. È questo che sta andando a finire. E guardate bene, quello che si prospetta è ancora ben più grave, perché una volta che lo Stato ha il debito, questi debiti di conseguenza, stando alle regole della finanza, chi è che li paga? Chi è lo Stato? Lo Stato, quando c'è da prendere, è sempre il cittadino, quando c'è da dare non si capisce che è. Per cui, visto che è una situazione che c'è da prendere, di ultima istanza a pagare, come abbiamo visto anche a Cipro quando ci sono i debiti, saranno i cittadini. Noi a Cipro abbiamo visto i debiti forzati sui conti correnti all'interno dell'Unione Europea, nessuno si è opposto, anche in Italia nessuno, anzi chi si doveva opporre è compiacente con questo sistema. I nostri burattini che ci comandano sono loro gli artefici di questo sistema, e in un certo senso il loro ingrassarsi, il loro vivere nell'opulenza è proprio dovuto al fatto di essere compiacenti con questo sistema qua. Per cui il cittadino italiano per ultima istanza dovrà pagare i debiti cedendo le proprie proprietà immobiliari, per cui casa, terreni, se avete la seconda casa dovrete cedere anche quello, e ve la faranno cedere in maniera molto subdola. Vi creano, vi riversano dei debiti su di te, ti creano una situazione di disagio talmente tale che tu o te ne vuoi scappare, per cui vendi per abbandonare il paese, oppure sei oblerato da un sistema che non è dipeso da te, sei in una difficoltà economica finanziaria che ti è stata indotta e tu di tua spontanea volontà cederai le tue proprietà che hanno un valore effettivo in cambio dell'euro, che è una carta straccia con lavoro nominale, solamente per tirare avanti e per mangiare la pagnotta. Ecco, è quello che sta succedendo, e il problema grosso è che questa macchinazione qua è stata ordita ad arte molto bene, è una macchinazione che possiamo così definire perfetta, e dal punto di vista razionale io ho esaminato bene molto la cosa, non vi è via d'uscita, non hai possibilità di scappare da questo, nemmeno se andasse su un movimento molto democratico che si basa sulla democrazia diretta, riuscirebbe a far fronte a tutto questo. E noi già sappiamo che ufficialmente in Italia, dato l'articolo 1 della Costituzione, il popolo è sovrano. Anche nel qual caso venisse realmente compiuta questa sovranità popolare, non sarà possibile fare niente, vi spiego anche perché.
Lo faccio con una metafora perché è molto più semplice da spiegare. Immaginatevi una macchina in cui il guidatore è ubriaco, non è tanto a posto, sta andando forte. Costui perde il controllo, non è stato un buon conduttore. Perde il controllo, gli scappa la macchina, esce in un punto dove all'autostrada non c'è neanche il guardrail e la macchina sta andando a sbattere contro un muro. Manca, la macchina è a 200 all'ora, manca un metro nel sbattere contro un muro, ipoteticamente in quell'istante lì si ferma il tempo, è un qualche cosa di divino, si ferma il tempo, arriva Dio, toglie il cattivo pilota dal volante, lo siede dietro e al volante mette il passeggero, una persona molto posata, un autista molto diciamo molto attento, lo mette alla guida e a quel punto lì riprende il tempo. L'autista provetto oramai cosa può fare? La macchina è a 200 all'ora, lì che vola per aria, è uscita fuori strada, manca un metro a schiantarsi dal muro, qualsiasi manovra sterzata, tira il freno a mano, è quello che è, la macchina sarà obbligatoriamente costretta ad impattare contro quel muro, distruggersi. L'Italia è un Titanic per il quale queste forze che puntano a spolpare il nostro paese hanno già ordito un sistema che non sarà più non avrà una formula di reverse engine, non sarà più recuperabile. È un Titanic che è già impattato contro l'iceberg nell'oceano e non è più salvabile. Ormai sta imbarcando acqua. Qualsiasi cosa noi possiamo fare, mettere alla guida il nostro paese, alla fine succederà anche così, quando poi la situazione sarà a livello di terzo mondo, che la gente rantolerà per le strade, che non ci sarà più, veramente ci sarà una miseria atroce, ci sarà un periodo di carestia. A quel punto lì succederà che al governo, quando mai non gliene frega più niente nessuno, riuscirà ad andare una forza di democrazia diretta. Però ormai l'Italia sarà un paese talmente pieno di debiti che i suoi debiti saranno impagabili e ti manderanno anche i carrarmati, ti manderanno una polizia europea, una polizia fatta anche da stranieri, con i manganelli a menarti e verrai anche colpevolizzato tu del disastro che è stato che è avvenuto in Italia. Siamo in una situazione che è praticamente irrimediabile. Adesso questo video, il vero scopo di questo video era proprio quello di farti rendere conto che l'Italia è in una situazione che non ha più nessun rimedio. Devi essere realista anche per tuo orgoglio personale, in modo che tu nella tua vita, tu vivi una volta sola, tu hai diritto in questa unica giocata che ti stai facendo, una vita, non è un videogames che tu hai 50 anni, tu hai una volta sola, tu hai il diritto di poterti fare una famiglia, vivere una vita felice, non essere oblerato dalle tasse e poter vivere serenamente. Questo è un qualche cosa che l'Italia non te lo potrà mai dare, non te lo potrà mai dare, e sei in un certo senso, sono loro che non ti vogliono neanche, non hai capito, ti stanno sostituendo, tu sei troppo esigente, cioè te sei un milordino, te vuoi mangiare il prosciuttino, vuoi avere un appartamento tuo, non vuoi vivere in una camerata con altra gente, cioè sei un incomodo per la società capitalista, la gente di te pensa solamente che tu sei un parassita. Cosa pensi di te? Che è in cima alle grandi holding della finanza, che a sua volta sotto asservite le grandi aziende che puntano al profitto. Cosa pensano di te? Pensano solamente: guarda questo stronzo qua, dobbiamo creare un qualche cosa per rimpiazzarlo perché è troppo di bocca buona, lui vuole andare in vacanza, ma che cazzo gliele paga le vacanze? Cioè alla fine sono soldi che ruba noi, perché lui è qui da lavorare, quando lui si mangia la sua pane e cipolla buona, cioè a me che cazzo me ne frega, no, lui deve andare in vacanza a Rimini, fare 2 o 3 giorni, alla fine sono soldi che gli devo dare io, per cui questo tipo di italiano qui troppo di bocca buona deve essere sostituito, rimpiazzato con manodopera a bassissimo costo, con gli schiavi, oppure deve essere umiliato e schiavizzato. Ma tu non puoi accettare, ne va nella tua dignità, tu non puoi accettare di essere umiliato e schiavizzato,
devi combattere, ma stando in Italia quando tu hai la pancia vuota e non ce la fai a combattere. Io vedo, io vivo all'estero, io riesco a fare tanti di questi clip, bene o male io me la spasso, sono qui che me la rido, ho il mio tempo libero, vado all'estero, fa una vita completamente diversa, non è come l'Italia. Ci sono posti all'estero dove si vive peggio dell'Italia, ci sono dei posti in cui si vive molto meglio dell'Italia. Per cui tu quando te ne vai, essendo comunque italiano, non hai restrizioni forti sull'immigrazione, tu puoi scegliere di andare in un paese, farti una vita normale. E l'importante, tu che vuoi combattere questo sistema, via, ormai ci sono, sei tu il protagonista, perché via internet tu puoi fare informazione, diffondere le tue idee, fare contropropaganda e puoi comunque combattere questo sistema anche all'estero da casa, come lo faccio io per esempio con i siti internet, creando dei sistemi open source per lo sviluppo della democrazia diretta, o comunque ognuno al suo modo, nel suo ambito delle sue capacità professionali, può combattere nel suo piccolo, nel suo modo, anche dall'estero, e dall'estero lo fa in maniera molto più efficace, perché non sei lì che devi pensare come tirare avanti, come trovarti la pagnotta. Il tuo pensiero principale sarà quello di cercare di denigrare, far aprire gli occhi alla gente e combattere questi impostori. Rimarrà sempre quell'amaro in bocca, sapendo che una lotta comunque persa, perché se deve essere realista, l'Italia, il popolo stesso italiano verrà annientato. Noi farà un semplice modello matematico: arrivano stranieri, ogni straniero fa figli, ma ne fa 3, 4, 5, gli italiani non fanno più figli, scappano all'estero, fra alcuni anni, è questione ormai di due generazioni che sono 50 anni, non esisterà più il popolo, il concetto di popolo italiano. Avverrà come in Turchia, che fino così al 1500, 1000, anche oltre, era abitata dal glorioso popolo bizantino, la penisola anatolica era abitata da un popolo cristiano come noi, anche noi, anche l'Italia ha fatto parte dell'impero bizantino, è la nostra culla culturale. Il popolo bizantino, la cosiddetta penisola anatolica, l'attuale Turchia, era a quel tempo il paese più potente al mondo, la loro moneta era l'unica che aveva valenza internazionale e poteva essere scambiata in qualsiasi stato europeo, erano gli attuali equivalenti come potenza mondiale, gli attuali Stati Uniti d'America, sono nel giro di breve tempo stati rimpiazzati con una popolazione, i cosiddetti turchi, che non c'entrano niente con la Turchia. Tutto quello che vedi in Turchia, i monumenti, delle cose bellissime, colonne, capitelli, delle sculture, anche in Italia abbiamo sculture bizantine, si pensa a Venezia, la Basilica di San Marco, di una estrema bellezza che, visto che è fatto da gente, da popoli che hanno avuto un apice di cultura incredibile, tu vedi adesso la Turchia da gente abitata dai turchi, e tutto quello che gira attorno a loro è bellissimo, tutto quanto, ma mica lo hanno fatto loro. Loro sono arrivati lì, hanno creato un genocidio, quelli che hanno costruito tutte queste belle cose esistono solamente nei libri di storia, non parlo di andare indietro di 1000 anni, è successo, cioè è successo adesso, non è che si parla, e ancora stavano anche giungendo in Italia. Li abbiamo fermati, hanno detto Mustafa Pasha, quando stava conquistando Vienna, l'abbiamo respinto con l'Alleanza Santa, lui ha detto: voi adesso mi rispingete, però toglietevi quel sorriso dei bettini sulle labbra, perché i miei figli torneranno. Torneranno e... adesso mi vergogno anche un po' dire, perché è una cosa che non è bella. Ha detto anche: e noi possederemo le vostre donne. Ecco, questa profezia qua è quello che sta avverando. L'Italia sta per essere distrutta, annientata. Vi sono dei poteri... A parte la leggenda, i fatti storici, io vi ho raccontato il fatto storico per farvi capire che non è una cosa irrealistica che l'Italia, l'italiano verrà sostituito dall'Italia. Fra 50 anni l'Italia, tu verrai persone, ma non hanno nulla, tu verrai gente che va in Piazza del Duomo, va a Roma davanti al Colosseo, ma quella gente lì non ha nulla, non ha nulla di... culturale legato con queste cose qua, no? Sono
delle persone che non avranno nulla a che vedere, il popolo italiano sarà stato annientato, fortunatamente ci saranno le colonie all'estero, comunque delle sacche di italiani presumo che riusciranno a sopravvivere, non penso che avverrà come è avvenuto in Turchia, che non è più rimasto nessuno delle popolazioni autoctone, qualche cosa probabilmente si salverà. Potrà anche succedere un miracolo che si salverà tutto, io comunque vi esorto ad essere realisti. Voi avete il diritto di compiere una vita dignitosa, una vita consona, avete quest'unica carta da giocare, non avrete un'altra vita su questo mondo. Per cui fate una scelta razionale, andatevene all'estero. Andatevi all'estero, da lì riuscirete a combattere la malinformazione, i cosiddetti media, giornali, che sono nient'altro che un organo che fa mera propaganda politica e puntano essenzialmente a legittimare questo sistema qui dittatoriale, perché la dittatura in un certo senso può anche essere legittimata, come è avvenuto in Italia, basta il voto, quando loro hanno il consenso del voto, per cui TV, quali televisioni e giornali, loro puntano a rincoglionire la gente affinché questa gli dia il voto, in un certo senso è la stessa popolazione vittima dei satrapi che legittima i satrapi dando loro il voto. Siamo al paradossale. In Italia deve avvenire questo. L'italiano, quello che ha la cosiddetta italiani un po' più evoluti, che riescono a comprendere la cosa, che in un certo senso non hanno le mani in pasta, devono scappare via tutti. Devono rimanere in Italia solamente i politici, il loro seguito, ovvero tutti quelli dentro negli enti, così, e tutti i cosiddetti mangia mangia parassiti di questo sistema, che sono tanti, probabilmente anche col voto non li riusciremo mai a sconfiggere, perché l'Italia è un popolo di parassiti. Se noi guardiamo, per ogni politico ci sono decine di dirigenti nella pubblica amministrazione che hanno stipendi che tu da casa ti accontenteresti e saresti già più contento di un quarto del loro stipendio a fare la stessa mansione. Abbiamo un esercito di parassiti che vive alle spalle della società, un esercito talmente grande che comprende politici, i loro asserviti, i loro portaborse, fino a finire a quelli negli enti e i dirigenti della pubblica amministrazione. Non è la lotta, anche il politico nel qual caso dovesse rinunciare ai propri emolumenti, ma il problema è tutto l'esercito che c'è dietro. È come dire, sì, ho decapitato quei quattro generali lì, però ci abbiamo dietro tutto un esercito che di fatto darà sempre il proprio voto e andrà sempre a sostenere questa gente qua. Tutti, e parassita anche quello che in un certo senso sa e consapevole che la sua pensione è una piccola ingiustizia nei confronti di te, delle nuove generazioni che verranno, che la pensione non la prenderanno mai, la pensione viene sempre rinviata di anno in anno, l'età pensionale viene sempre alzata, viene creato un sistema per cui prenderanno di meno e lo prenderanno quando saranno sul punto, saranno sul letto di morte, per cui già quello che è lì, che vive bene o male, vive nella sua piccola opulenza, lui sa già che comunque il suo prendere di più è sottrarre e tirare la coperta già a qualcun altro. Per cui anche dal punto di vista democratico sul voto, siccome l'Italia è un paese di italiotti, di gente anche con le mani in pasta, incriccate e così via, non ce la faremo mai dal punto di vista democratico. Cosa dobbiamo fare? La rivoluzione? Andare a combattere? Ma c'è niente. Per cui l'unico sistema per sconfiggere questa società qui malata marcia è come hanno fatto i russi quando è arrivato Gioacchino Murat nella campagna di Russia. Quando è arrivato Gioacchino Murat, che ha conquistato, parliamo delle forze napoleoniche, ha conquistato Mosca, ed è lì che ha perso Napoleone. Napoleone ha perso essenzialmente, vista la strategia dei russi, cosa hanno fatto? Hanno incendiato Mosca, non è rimasto più niente, in mezzo c'erano i campi pieni di neve, bruciando, è bruciato tutto, i granai, i viveri alimentari, i ripari per proteggersi dal freddo. Il parassita si combatte togliendo a lui la linfa. Se il parassita non ha nulla a cui aggrapparsi per succhiare la linfa, morirà perché
non avrà più nulla di alimentarsi. Il politico, la lobby, le caste in Italia si alimentano delle tasse e del sudore della povera gente. Se tu, italiano, che produci qualche cosa, che riesci a creare un qualche cosa per te stesso e per la collettività, anziché fartelo rubare sotto forma di tasse imposte, siamo il record del mondo, il paese che paga le tasse, fatelo rubare dalla nostra cosiddetta classe di impostori della politica, te ne vai all'estero, costoro moriranno, non avranno più, finiranno per spolparsi fra di loro e faranno la fine che fa una candela che brucia all'interno di un barattolo di vetro. Ok ragazzi, ho parlato anche fin troppo, visto che i nostri mezzi tecnici stanno già cercando di tagliarmi. Vi saluto e datevi da fare, combattete, viva l'Italia, viva il popolo italiano!